Sassari vale il viaggio a Parigi. È vero, io tornerei a Parigi per mangiare sta cosa. Parigi si sveglia e si sentono già le campane a Notre Dame. Il pane è già caldo e c'è gente che va per le vie nella città. Le campane dai forti rintocchi come canti risuonano in ciel. E tutti lo sanno, il segreto è nel lento pulsar delle campane a Notre Dame. Queste, ragazzi, forse una delle chiese più famose del mondo, l'avrete riconosciuta anche da così, dalle nostre spalle, Notre Dame. Come sapete, purtroppo nel 2019 è stata colpita da un incendio abbastanza sconvolgente per tutto il mondo. Mi ricordo pure noi da casa di quanto ci ha rattristato questa notizia, nonostante non fossimo francesi, non fossimo parigini, ma Notre Dame è Notre Dame. Chissà quando finiranno i lavori di ricostruzione. A parte ci sono due ragazze che cantano con un'intonazione prossima allo zero, però vabbè, non ci formalizziamo. Noterete che ci sono dei grossi buchi temporali in questa narrazione, ma oggi, ragazzi, stiamo facendo un po'... Ce la stiamo godendo a piedi perché è un po' che non tornavamo. Promesso che se andiamo a mangiare qualcosa, quello lo vedrete sempre. Le passeggiate ogni tanto stiamo dimenticando di tirar fuori il telefono. Ah sì, mano nella mano, si scorda tutto. Qua ci si bacia molto, a Parigi. Portatevi molto lucida labbra se venite a Parigi. Abbiamo ripreso poco, tipo una bellissima passeggiata sulla Senna. Hai fatto qualche ripresa, sì, tu? Qualcosa ho fatto. Ok, ve la mando in onda. E abbiamo ascoltato dell'ottima musica venendo qui. Sì, è vero, tanti gruppi jazz. Ecco, no, come ste due, a cui stanno tutti battendo le mani, e che mi fa temere per la qualità, per la musica futura. Ma ascoltate queste due clip. Ain't that a shame? You're the one to blame. Ma questi cocktailini, cara, non ti hanno messo un certo languorino? Ah, io ho lo stomaco completamente aperto, se non mangio svengo. E secondo te esiste un piatto che anche in italiano pronunciamo in francese? Quale potrà essere? Pensateci mentre prendiamo la metro. È giunta l'ora di cena, finalmente. Hai fame? Tantissima. E siamo arrivati da Perlin Pen Pen. Perlin Pen Pen. Questa cosa ve la taglio. Che io sappia, che io mi ricordi dalle mie reminiscenze di francese, vendre la poudre de Perlin Pen Pen, vendere la polvere di Perlin Pen Pen, è un po' come dire vendere la fuffa. E quindi il fatto che questo locale si chiami Perlin Pen Pen mi fa un po' titubare. E speriamo non sia una fuffa. Di che si parla in questo locale? Di tartar. Qui potete comporvi la vostra tartare, potete scegliere tra carne, pesce e vegetariano, potete scegliervi il contorno, potete scegliervi la misura, quindi se lo volete M, L o XL, indovinate cosa abbiamo preso noi, e poi potete scegliere anche qual è il condimento per la vostra tartare. Ce ne sono ben 12. È arrivata la nostra mega degustazione per due. Sono ben 9 tartare diverse, tra carne e pesce, con condimenti diversi. Poi patatine cotte nel grasso d'anatra e per antipasto un Saint-Marcellin, formaggio tipico di Lione, fritto.
tipo crocchetta, perché l'abruzzese, pure fuori casa, un pezzo di cacio fritto non se lo fa mai mancare. Come quello che vi abbiamo fatto vedere con nonna Emilia. A proposito, andate a recuperare l'episodio se ve lo siete perso, perché fa crepare delle risate. Qui al Perlen Pen Pen lo fanno con il Summer Slang, un formaggio vaccino che deve il suo nome a un paesino delle Alpi. Vediamo che faccia già. Dire au revoir. Questo è già il cremoso di suo, se poi lo pure friggete. Panatura croccantissima, mi sembra che sopra ci sia del piment d'Espelette, peperoncino delicatino, buonissimo. Pesce bianco con quinoa, bulgur, cetrioli, pomodori, cipollotto, olio d'oliva, coriandolo. Molto delicato, è molto fresco, una leggera nota acidula del pomodoro, ci sta benissimo. Questo invece è alla greca, col formaggio feta. E la menta, buonissimo. Salmone tropicale con lime, pomodorini canditi, cipollotto, coriandolo, ananas e peperoncino. Buono e anche piccante. Oh no, pomodoro, cipollotto, olive, uova, alici e prezzemolo. A Nizza è un condimento tipico, tritare olive, capperi, pomodori, proprio la cosa tipica alla Nissoise. Ora vince questo perché è bello saporito. Salmone con salsa di soia, olio di nocciole, erba cipollina, cipollotto e semi di papavero. C'è bon? C'è bon. Intermezzo patatine. Il tratto distintivo delle patatine belghe è la cottura nel grasso di manzo. Il tratto distintivo delle patatine francesi è la cottura nel grasso d'anatra. Qui di anatre ne cucinano a iosa tutti i giorni. I ritagli del grasso delle anatre si fanno fondere, si depura il grasso che ne viene fuori e si conserva in frigorifero. E poi viene usato a cucchiaiate per friggere. E dà alle patatine un sapore veramente buono. Iniziamo con l'assaggio delle tartare di carne. Vitello, pomodorini canditi, parmigiano, cipollotto, olio d'oliva, basilico, capperi e tabasco. Potrebbe essere all'italiana. Beh, c'è il parmigiano, tanto olio d'oliva, qualità della carne è ottima. Manzo con salsa cocktail, cipollotto, prezzemolo, pomodorini canditi e peperoncino. Quanto mi piace la tartare. L'ideale ne potremmo mangiare a chili e trovare un posto in cui possiamo fare una degustazione di 9 tartare è un po' il nostro sogno, vero cara? Sì, ma guardate quanto è bella. Questa è quella croustillante. Ci sono le patate croccanti, dentro c'è il chorizo e il tartufo. È un po' difficile da mangiare. Non ho beccato il chorizo nel mio morso, ma c'è molto tartufo. Buono. Siamo al top, eh? Sì, sì. E concludiamo con la quarta tartare di carne. Questa variante è la variante romesco, con una salsa di pimenton. Mi ha fatto tornare in mente Ale il salmorejo, una specie di gaspaccio un po' più denso che si mangia soprattutto in Andalusia. Questo sa di quello, che è figata a sto posto. Ti ho preso un fondant au chocolat. Sa fondant. Invece il dolce che ho ordinato io è arrivato in versione insalatiera. C'è tutto l'aspettavo tranne che mezzo chilo di crema con gli speculoos. Sono dei biscotti, ormai sono arrivati anche in Italia. Cioè, ma le quantità, ma siamo pazzi! C'è una crema spalmabile gusto speculoos, con cui hanno sporcato la ciotola. Poi c'è un chilo di yogurt e poi tutti questi biscotti. Morirò, non c'è altro epilogo, morirò. Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione. Bene, 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 bene. Questa sera la domanda è possibile fare una cena di sola tartare? Ha trovato una risposta. Noi quindi abbiamo fatto 2 minuti a 35 euro, quindi totale 70 euro. Con questo menù degustazione avete diritto a un antipasto. Una mega degustazione di tartare. 2 contorni. E poi un dolce. E uno ce l'hanno pure offerto, era quel chilo e mezzo di yogurt. La cofanata da yogurt. Insomma, concludiamo qui questa prima giornatina parigina. Non ci posso credere che domani sono ancora a Parigi. Sei felice? Tantissimo. Alessia veramente quando siamo a casa ogni 3 giorni dice e faccio vedere le foto di Parigi, guarda che ma se tornassimo a Parigi, quindi ogni tanto ci tocca tornare qua. Ma un giorno ci vivremo anche a Parigi. Ma sì, ma che sì. Ci dobbiamo fare con i soldi ma noi? Ma tanto mica c'è una crisi e una guerra. Ma dai, sì, ma sì. Via. Andiamo a dormire, raga. Buonanotte. Bonne nuit. Bonjour.
Che è sta faccia? Ho bisogno di un caffè. Ancora non prendiamo il caffè, mezz'ora che giriamo con la metro. Ma io ti volevo portare a Montmartre oggi, fare giri, vedere cose. Va benissimo Montmartre, però prima, ho pure scritto, il croissant e il caffè. Ale ha trovato questo posto dall'Italia. Ah, io lo seguo da anni. Da quanti anni è che stalkeri su Instagram questo posto? Andiamo a verificare se è davvero figo fare colazione da Boulangerie Utopie e speriamo che abbia anche il caffè. Ho scelto una girella al sesamo nero, non saprei come chiamarla in francese, una girella, una girella o sesamoir. Cioè, di sesamo a mille, non è solo colorato tipo col carbone vegetale, questa è pasta di sesamo nero. Quanto è buono, è spettacolare, ne voglio 10. Una delle prove del 9 per vedere se è buona la boulangerie che avete scelto è prendere il pieno cioccolato. Questo mi sembra sfogliato come Dio comanda, croccante solo a tenerla in mano, quindi secondo me ci siamo. Il burro c'è, la cioccolata c'è, la caldezza c'è, ci siamo. Il caffè invece come da copione fa schifo quasi dovunque, anche qua. Ci sono delle baguette completamente nere, bellissime. La cifra stilistica di questa boulangerie è il sesamo nero. Sesamo nero e lime, ragazzi, io non vedo l'ora di affondare il cucchiaio con questa meraviglia. Questo è burro all'ennesima potenza con il limone che vi pulisce la bocca. Che sgrassa. Esatto, il sesamo nero è veramente top. Questa patisserie vale il viaggio a Parigi. È vero, io tornerei a Parigi per mangiare sta cosa. Beh, io direi che questo posto passa a pieni voti. Merita, merita. Tra l'altro ci sono delle cose salate buonissime che non ho potuto prendere perché Alessia me lo ha impedito. Voglio che rimanga registrato in video. Ma cosa abbiamo mangiato? C'erano delle bontà stratosferiche, delle quiche. C'era pure una specie di pagnotta a base di tartlette delle Lyon, quel dolce che vi abbiamo fatto vedere nell'episodio di Lione, che se non avete visto andate a recuperare. Ci dovremmo tornare tutte le mattine qua, però abbiamo talmente tanti posti da farvi vedere. Adesso andiamo a Montmartre.